come pagare meno tasse con attività di dropshipping o self-publishing. Te lo dico tra un attimo. Molto, molto spesso, diciamo, il trend del momento oggi, perlomeno tra i nostri clienti che si occupano esclusivamente di business online, le richieste, le domande più ricorrenti sono: come fare per pagare meno tasse con attività di dropshipping e con attività di self-publishing. Perché? Perché queste due attività sembrano essere evidentemente il trend del momento. È evidente che il dropshipping sia esploso in una maniera piuttosto consistente nell'arco degli ultimi mesi e molti dei nostri clienti stanno arrivando a fatturare addirittura milioni di euro e come dire, neanche all'interno di un intero arco fiscale. Qui parliamo di fatturati semplicemente di alcuni mesi, quindi chiaramente c'è chi fattura 100.000 e chi fattura un milione al mese. Ormai parliamo esattamente di questi trend e parliamo tra l'altro di attività che, come sapete, sono estremamente liquide, perché parliamo di persone, di imprenditori singoli o gruppi di due o tre soci che lavorano da casa propria, quindi completamente da remoto con il loro computer e senza dipendenti, e nonostante appunto l'impiego di risorse evidentemente limitate, sono in grado di generare questi fatturati, oserei dire, della Madonna, ok? Questo per quello per quanto riguarda il dropshipping. L'altra tendenza, che comunque è assolutamente considerevole, anche che se con dei fatturati lievemente inferiori, oserei dire, è quella del self-publishing. Quindi, come dire, stanno esplodendo in questo momento questi due trend che danno la possibilità a singole persone di lavorare da casa o chiaramente da dove preferiscono, con l'utilizzo unicamente di un personal computer e senza dipendenti, fatturati incredibili. In ogni caso, anche nel self-publishing, perlomeno per incontri diretti, diciamo con clienti, per esperienza diretta, parliamo di cifre che si aggirano intorno anche ai 20-30 mila euro al mese. Chiaramente, se consideriamo che i costi sono estremamente limitati, anche l'utile è estremamente elevato. Ora, la domanda da un milione di dollari è: la maggior parte delle persone che ci contattano, al di là di quelli che sono già nostri clienti evidentemente, vivono in Italia, quindi la condizione tipica è di chi mette in atto un'attività del genere nella speranza di fare due lire, poi si vede esplodere un fatturato di milioni di euro letteralmente mentre si trova ancora fiscalmente residente in Italia. Ora, la domanda a posso risparmiare, come faccio a pagare meno tasse, la risposta è: devi abbandonare il territorio dello Stato italiano. Non è una novità che la pressione fiscale per le imprese attualmente in Italia sia al 64%. Nel momento in cui ti parlo c'è una riforma IRPEF sulla scrivania del MEF, in realtà c'è l'ipotesi di una riforma che è tutt'altra cosa da una riforma vera e propria, ma che comunque andrà, seppure lo farà, ad intervenire sui redditi familiari. Tendenzialmente chi lavora su internet per esperienza ha difficilmente la gestione di un nucleo familiare, quindi tendenzialmente non è sposato o comunque non ha figli. Questo tendenzialmente lo può appoggiare qui. Quindi tendenzialmente chi oggi fa un'attività del genere non è sposato, perlomeno la maggior parte dei nostri clienti non lo è, e quindi può spostarsi a maggior ragione in libertà. Il punto è: se rimango in Italia non posso sperare di utilizzare un'agevolazione come può essere quella del forfettario fino a 65.000 euro o le false promesse non mantenute del 20% fino a 100.000 euro, perché evidentemente sono tipologie di business che comportano un fatturato immediatamente superiore, anche perché non ci dimentichiamo che nel dropshipping la problematica è il margine, cioè sono tutte attività che hanno un margine di utile, quindi anche a fronte di un fatturato di milioni di euro il margine è intorno al 25-30-35% massimo. Il gioco che diciamo, qual è l'utilizzo, qual è la possibilità che si ha di risparmiare sul dropshipping? Evidentemente giocare sull'IVA. Evidentemente giocare sull'IVA non è semplice ed è un attimo cadere nel reato di evasione fiscale. Quindi il nostro consiglio da pianificatori fiscali è evidentemente quello di pensare di spostare la propria residenza fisica al di fuori dell'Italia. Questo che cosa permette? Immediatamente di abbattere la pressione fiscale a livello personale, immediatamente di abbattere la pressione fiscale a livello aziendale, se è il caso di separare le due cose, cioè il business dal proprio profilo personale è da valutare, e automaticamente a determinate condizioni è addirittura possibile arrivare a non applicare l'IVA sulla vendita dei propri prodotti nei confronti del mercato italiano. Quindi evidentemente giocandosi l'intera giostra del dropshipping sulla aliquota IVA e sulla non applicazione, meglio sulla possibilità di applicare un'aliquota inferiore rispetto a quella dei propri concorrenti, evidentemente in farlo in maniera assolutamente legale,
si apre, dovrebbe accendersi da sola la lampadina, insomma, dei cervelli di tutti, che evidentemente, superati, risolta la problematica IVA, il mio business, se fattura milioni, in automatico potrebbe fatturare 10 volte di più. Ora, per quanto riguarda il dropshipping, quindi per dare risposte concrete, per pagare meno tasse, io suggerisco di guardare a giurisdizioni all'interno della stessa Unione Europea. Mentre per quanto riguarda la tassazione del self-publishing, per dare sempre altre informazioni concrete, io invito a riflettere invece sulla possibilità di trasferirsi personalmente in giurisdizioni extra UE. Evidentemente anche nelle nostre considerazioni di pianificazione vanno salvaguardate le esigenze dell'imprenditore, quindi dobbiamo capire un attimino chi vuole andare dove e perché. Il messaggio che deve passare però all'interno di questo video è che è possibile, in maniera del tutto legale, portare la tassazione di entrambi i business, quindi quello del self-publishing da un lato e quello del dropshipping dall'altro, praticamente a zero, se non quasi, in maniera assolutamente legale. Questo nonostante le nuove direttive europee contro l'elusione, contro l'antiabuso a livello fiscale, evidentemente, che pure vanno prese in considerazione, eppure evidentemente vanno smarcate con i diversi consulenti di volta in volta. Però con un semplice trasferimento di residenza io posso ottenere il doppio risultato di portare praticamente la tassazione a zero, se non quasi, di giocare, anche se è un termine bruttissimo, diciamo, di utilizzare la leva IVA a mio vantaggio, e quindi non sempre di essere vittima di questa imposta indiretta che si applica a prescindere all'interno dell'Unione Europea per il solo fatto di essermi alzato la mattina, ma soprattutto ci sono delle possibilità infinite per chi fa self-publishing di evitare reati tipici come quello dell'estrovestizione o come quello dell'assenza di monitoraggio fiscale, che molto spesso chi fa self-publishing poi costituisce società all'estero e non le va a indicare neanche all'interno dell'RW, o se lo fa, lo fa mettendo in piedi delle strutture circolari. Le strutture circolari, quelle in cui praticamente il denaro entra e esce, lo spiegheremo in un altro video. Comunque quello che dovete sapere è che le strutture circolari oggi sono le strutture più abusate e per questo più controllate all'interno dell'Unione Europea. Quindi sia il self-publishing sia il dropshipping devono prendere in considerazione tematiche di elusioni forti, difficili da scartare, però nell'ottica di un trasferimento effettivo sono assolutamente gestibili e possono portarvi ai fatturati che state cercando. Io vi saluto, noi ci vediamo nel prossimo video.